Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Batipaglia. Ritrovati ad un nuovo appuntamento di fatti e dintorni, assessori che vanno e assessori che vengono. Parliamo di Eboli e Battipaglia, dove proprio ieri ci sono state delle dimissioni collettive da parte del gruppo di Ugo Tozzi, quindi Ugo Tozzi, Michele Gioia, Francesca Napoli e Laura Toriello, mentre invece Gemma Caprino è passata dalla maggioranza all'opposizione. Ma sentiremo tra pochissimo Michele Gioia qui a Sud TV, ma nel frattempo ci sono anche gli assessori che arrivano e parlo però questa volta di Eboli. Quindi io do il benvenuto a Carmine Busillo, assessore alle politiche sociali Buonasera. di Eboli. Politiche sociali e cos'altro, Buonasera. Politiche assessore? giovanili e famiglia, oltre che il personale e l'amministrazione digitale. Beh, insomma, devo dire, deleghe importanti, deleghe che comunque meritano grande attenzione. Come ha vissuto, come è partita questo assessorato? Insomma, si sentiva, insomma, nell'aria, si sentiva il suo nome già da un po' di mesi, devo dire la verità. Però, come Cariello aveva già preannunciato, a metà, ma, insomma, a 3 anni si può fare un cambio di assessore, insomma, si rimescolano le carte. Col gruppo di Eboli Popolare abbiamo individuato alcune priorità rispetto all'azione amministrativa, rispetto alle cose che vogliamo porre in essere per la nostra città di Eboli e concorde col sindaco abbiamo, sulla base di una discussione interna che abbiamo avviato all'esito diciamo, della prima fase di consultazioni che il sindaco ha tenuto dopo l'approvazione del bilancio e il gruppo di Eboli Popolare, che ringrazio, con il capogruppo Filomena Rosamiri hanno pensato a me come a possibile assessore. Io conto di ringraziare con i fatti, Beh, soprattutto tutta la città. sicuramente, anche perché ci sono state un po' di polemiche in uscita, ma non è con lei o con te, visto che ci diamo del tu anche fuori dalle telecamere, insomma, sarebbe un po' falso farlo qui in diretta. Quindi dicevo, al di là di questo, insomma, poco ci interessa, poi magari sentiremo anche in futuro Lazzaro, Lenza o la Manzione, la Saia, insomma, sentiremo anche loro. Politiche sociali, beh, diciamo che Carmine Busillo si è sempre un po' occupato di politiche sociali, perché comunque aveva la delega. Io avevo la delega alle politiche giovanili, delle politiche sociali amministrativamente fino a qualche giorno fa si è ben occupato il collega Lazzaro Lenza, che anzi colgo l'occasione per ringraziare per l'ottima impostazione che ha dato a tutto il settore. Io provengo dalle politiche sociali più che altro sul campo, con la parrocchia del Sacro Cuore, con l'oratorio, quindi con tutta quanta l'esperienza appunto sul campo che ho potuto maturare e che conto di mettere a disposizione della città. Allora, una domanda velocissima su una cosa di attualità, perché leggevo proprio sul tuo profilo Facebook, poi nel frattempo magari se proviamo a chiamare Michele Gioia, si parlava di parcheggi, no? E ovviamente come sempre nasce la polemica su parcheggi sì, parcheggi no, parcheggi a pagamento, non siamo Salerno, non siamo Milano, non siamo Torino, troppi parcheggi a pagamento, troppe strisce blu. È vero? Non è vero? Che cosa si può fare? I disabili pagano o non Allora, la pagano? norma prevede che vi sia un equilibrio sostanziale nelle medesime zone tra strisce blu e strisce bianche, quindi non a pagamento. A me sembra che questo equilibrio sia ampiamente rispettato dal lavoro egregiamente condotto dalla società affidataria del servizio con tutta la parte politica che si è occupata anche di verificare sulla base del piano
che era stato predisposto all'epoca del bando, che fossero rispettati determinati criteri. Nella fase successiva ci siamo premurati chiaramente di verificare che oltre alle strisce gialle, notoriamente diciamo, adibite a posti esclusivamente riservati alle persone con disabilità, che vi fosse la possibilità di non pagare in nessuno degli stalli blu normalmente a pagamento. Quindi le persone con disabilità, e qui l'amministrazione Carillo, dopo la nomina del disability manager della città di Eboli, Generoso Di Benedetto, tra gli unici nel sud Italia come comuni ad aver nominato una figura di questo tipo, si connota ancora maggiormente per una sensibilità particolare. Quindi i disabili con il cartellino potranno non corrispondere alcun versamento per, diciamo, per parcheggiare. Dai 50 centesimi credo ad un euro l'ora. Vabbè, adesso non è nemmeno non fa parte delle tue deleghe questa cosa, insomma l'abbiamo letto no. Su Facebook. Io mi sono concentrato sulla parte che riguardava appunto le persone con disabilità, perché dopo anche il Lido No Limits appena inaugurato qualche giorno fa, e ho letto che anche la città di Battipaglia credo che si stia predisponendo in questo solco. Siamo contenti di aver già da qualche anno fatto da apripista rispetto ad una tematica così importante. Abbiamo Michele Gioia? Salve, salve a tutti, buonasera. Salve, buonasera, salve, Maria Rosaria. Grazie, buonasera, grazie innanzitutto per essere qui con noi, anche se sappiamo insomma che ci sarà una conferenza stampa, quindi non vogliamo entrare nel merito, Gioia. Quello che mi interessava però chiederti era appunto di fare un bilancio, no, rispetto a questi due anni passati in amministrazione, sicuramente con una punta di amarezza, perché magari tutto quello che hai iniziato presumibilmente sarà difficile terminarlo, insomma, a livello a titolo personale. Quindi il rammarico credo sia questo soprattutto. Il rammarico, non so nemmeno chi c'è ospite in studio. C'è Carmine Busillo, quindi... che ha le politiche sociali, quindi sarebbe stato il tuo omologo. No, quindi perfetto, buonasera, chiedo scusa. Buonasera. L'impianto è tanto, l'impianto è davvero, davvero tanto, perché ho messo nell'azione di governo come assessore tutte le forze che mi erano possibile mettere in questa attività di amministratore. Dispiace per il paese, la politica passa ma il paese rimane, e il mio sogno è quello di consegnarlo un centimetro migliore di come l'avevo preso in consegna per quanto riguarda le mie deleghe. Sicuramente mi sono impegnato a fondo, il risultato credo che spetti ad altri giudicarlo, ma tante davvero sono le cose che abbiamo fatto, alcune anche poco pubblicizzate. Ricordo la situazione che ho trovato sugli impianti sportivi, tutti, sì. Molti l'hanno dimenticata, impianti sportivi chiusi ovunque, non agibili. Li abbiamo resi agibili, abbiamo preso le chiavi delle strutture sportive tutte che erano in mano a dei privati morosi e con convenzioni scaduti, alcune le ho prese con le forze dell'ordine, con la polizia municipale, perché si faceva fatica a rivenirne in consegna. Abbiamo rimesso a posto gli spogliatoi dello stadio, Pastema, e fatto dei lavori a Sant'Anna. Abbiamo messo in piedi delle procedure affinché tutti utilizzassero le strutture sportive, ma soprattutto pagassero al comune, cosa che non è mai stata fatta in questi ultimi anni. Ci sono, voglio dire, entrate sul capitolo degli impianti sportivi a dimostrazione di quello che dico. Abbiamo fatto i bandi per tutti gli impianti sportivi, sono andati tutti a buon fine, e oggi è sotto gli occhi di tutta la città, che non sul bando ma anche l'attività di controllo ha permesso di avere gli impianti sportivi funzionali, sono addirittura di arrivo, o meglio, sono stati già consegnati alla VUC di Bellizzi anche quelli per i due palazzetti, che sono ad evidenza economica. Quindi veramente è stato stravolto il modo di intendere e di fare politica, fatto quando sono arrivato a vantaggio e a favore di tutta la lavorazione, senza distinzione di appartenenze politiche, di sociali, o altre stupide
barriere. Michele, io ricordo una delle tante polemiche, no? Quella relativa ai riscaldamenti delle scuole, però ricordo anche la tua presenza continua anche sui social, proprio per rispondere alle singole richieste di cittadini, di genitori, insomma, e questo onestamente credo che ti abbia poi reso un po' il più vicino, no? Tra tutti gli assessori ai cittadini, perché ci sei sempre stato anche quando le situazioni erano piuttosto delicate. No, questa è la mia caratteristica, un po' nel senso che nessuno mi ha ordinato di fare politica, nessuno l'ha ordinato a nessuno di questa amministrazione. I problemi della gente vanno affrontati e risolti. Uno ci deve mettere la faccia per quello che ci può, anche assumendosi responsabilità che non sono proprie, quando si fa parte di una paga. Io ci ho messo la faccia su quell'argomento, e non era certamente un argomento di mia competenza, ma ho smesso di interessarmene quando l'ultima caldaia dell'ultimo istituto scolastico funzionava. Mi sono interessato anche della parte degli immobili, la parte strutturale delle scuole, ma piano di zona. Per la prima volta abbiamo fatto una rendicontazione al dettaglio, non abbiamo pagato delle fatture al piano di zona perché abbiamo chiesto verifiche ulteriori, siamo stati presenti in tutti gli incontri del piano di zona, abbiamo proposto all'attenzione dell'Assemblea una serie di iniziative, siamo l'unico comune che fa 15 ore di assistenza specialistica scolastica alle scuole per i bambini disabili, a differenza di tutti gli altri comuni. Abbiamo approvato la delibera per l'uscita da questo piano di zona, l'abbiamo inviata alla Regione, per questo ringrazio il sindaco di Olevano e quello di Bellizzi che sono stati sempre a me vicini. Una battaglia veramente al fianco di chi ha bisogno degli ultimi e dei più sfortunati, perché così per me è intesa la politica, è un servizio al servizio di chi è più sfortunato e più bisognoso. La mensa scolastica, abbiamo istituito un controllo mensile all'interno della struttura, abbiamo fatto dei controlli con i genitori, con i rappresentanti dei genitori, siamo intervenuti sui menù, abbiamo personalizzato i pasti, voglio dire, abbiamo fatto una serie di cose, anche sugli eventi, il regolamento sugli eventi. Gioia, quindi da domani sarà referente, insomma, di Fratelli d'Italia, perché lo sappiamo, quindi continuerà comunque a fare politica come facente parte di un partito politico, appunto, quindi non più da amministratore. Io sono una delle cose che mi contraddistingue è la coerenza. Sono 24 anni che appartengo al Movimento Sociale, ad Alleanza Nazionale, ad oggi a Fratelli d'Italia. Continuerò la mia attività politica in questo partito e al fianco degli amici Battipagliesi e dell'onorevole Edmondo Cirilli e del senatore Antonio Iannone, che sono i miei riferimenti politici. Quindi bisogna essere coerenti anche in questo, perché altrimenti non si è credibili. Sono, ripeto, estremamente dispiaciuto, perché avevo creduto molto in questa amministrazione, tant'è che la prima volta che accetto di ricoprire ruoli di natura pubblica, e per questo motivo è ancora maggiore la delusione che ne deriva da un momento come questo. E a chi mi dice ma se sei fiduciato tu, a noi cosa resta, voglio dire, non resta che credere ancora di meno nella politica. Io dico che non è così, perché un modo di fare politica per bene esiste, pulito esiste, al fianco della gente esiste, basta volerlo e mettere da parte, voglio dire, quelli che sono gli interessi di natura personale e far prevalere quelli di natura oggettiva nell'interesse del paese e della comunità. Ripeto, a noi nessuno ci ha obbligato di fare politica, ma se lo facciamo dovremmo sapere che viene il paese prima e la comunità tutta. Grazie Michele, noi ci aggiorniamo sicuramente in questi giorni, perché ti avremo sicuramente ospite, resti un nostro carissimo amico, e ci sentiamo prossima settimana. Grazie mille per essere stato con noi. Un abbraccio a tutti e un saluto agli spettatori e agli ospiti in studio. Grazie ancora, grazie.
Allora sì, Battivaglia sta succedendo un po', insomma, quattro assessori si sono dimessi, quindi anche il vice sindaco, quindi è chiaro che ci sono un po' di turbolenze in atto e vedremo cosa succederà anche a livello di maggioranza e opposizione a Battipaglia. Allora, torniamo invece ad Eboli, quali sono i punti che andrai a sviluppare sulle tematiche e sulle deleghe che hai preso, quindi politiche giovanile, famiglia, personale? Allora, noi su un buon lavoro l'abbiamo già avviato nel settore delle politiche giovanili con tutti quanti i corsi anche di progettazione sociale che abbiamo avviato, due corsi per 20 ragazzi sul servizio civile, due progetti approvati da 16 unità l'uno e tutta una serie di altre attività. Con la campagna Cittadini 2.0 abbiamo avuto modo di avere rapporto con tutte le realtà associative bolitane, informandole in tempo reale sui bandi, sugli scambi di mobilità internazionale e su questo, diciamo, su questa direzione contiamo di procedere. Per quanto riguarda le politiche sociali, bisogna rafforzare la buona opera già messa in campo dall'assessore Lenza che mi ha preceduto e con tutta la macchina, diciamo con tutta la parte politica, delineare bene gli obiettivi ed andare verso anche una definizione giuridica della personalità del piano di zona, quindi tutta una serie di obiettivi che ci siamo dati e che porteremo a compimento la maggior parte nell'arco dei prossimi 2 anni. Sulla macchina amministrativa va riservato un discorso a parte, perché quello sì, a maggior ragione sarà oggetto di una ampia discussione politica. Il sindaco Massimo Cariello già ha delineato una parte di impostazione. Spetta adesso alla parte politica andarla maggiormente a declinare e poi tradurla in atti concreti. Di certo c'è che con tutti quanti i pensionamenti in atto, con tutta quanta la responsabilità che è in capo ad ogni singolo funzionario, responsabile di settore, capo servizio e singola unità di personale, dobbiamo pensare evidentemente a delle modalità diverse di organizzazione della macchina amministrativa. In questo chiaramente ci sarà di grosso aiuto il concorso che abbiamo avviato per le varie unità di personale, delle quali siamo alla ricerca sulla base della delibera di fabbisogno del personale. Partiamo con la mobilità, all'esito della mobilità, per le figure che non sono state coperte appunto dalla mobilità volontaria con gli altri enti pubblici, procederemo speditamente al concorso. L'anno prossimo, all'aggiornamento della delibera di fabbisogno del personale, procederemo, io credo, ad ulteriori assunzioni della quale la macchina amministrativa ha necessariamente bisogno, per tradurre in fatti concreti quelli che sono gli obiettivi programmatici previsti nel DUP, nel bilancio e nel programma di mandato. Sicuramente le politiche sociali sono la delega più delicata, no? Perché chiaramente è anche dove è possibile trovare maggiori risorse a livello insomma, di euro, europeo, eccetera. Quindi come vi siete raccordati? Cioè, con il tuo ingresso in giunta, il lavoro è sempre di squadra, no? C'è cioè, una collaborazione diretta anche con il sindaco per poter portare avanti una linea tracciata già dall'Azzaro Lenza. Noi abbiamo, allora, il settore delle politiche sociali del comune di Eboli va distinto dal piano di zona, quindi dal coordinamento del piano di zona, che è un coordinamento intercomunale, privo di una personalità giuridica propriamente detta e per la quale chiaramente la Regione Campania caldeggia la forma, che sia essa consortile, che sia essa di azienda speciale, quello che sarà, però chiaramente va calibrata anche di concerto con gli altri comuni afferenti il piano di zona. Quindi ognuno con la propria peculiarità giuridica che ne deriva diciamo, dal dimensionamento demografico. Per i comuni sotto i 5.000 sono previste delle caratteristiche, per i comuni oltre i 15.000 la norma prevede diverse caratteristiche, dovremo andare chiaramente a ridurre ad unum tutta quanta questa.
questa situazione, con l'obiettivo chiaramente finale di aumentare e migliorare la qualità e il numero di servizi che offriamo ai cittadini. Una delle problematiche da sempre che purtroppo ci portiamo dietro, ma non solo noi come città, ma tutte le città del Sud Italia, è appunto il lavoro. Quali strategie si possono attuare per cercare di evitare che ci sia un esodo dei giovani verso altre città? Insomma, come fare per riuscire a valorizzare il territorio e mantenere i nostri ragazzi, i nostri giovani sul nostro territorio? Allora, della delega al lavoro con la collega Anna Senatore, che se ne occupa direttamente, abbiamo avviato già un'interlocuzione. Per quanto riguarda le politiche giovanili, contiamo di proseguire sul solco che già ci siamo dati: meno eventi, più formazione, più capacità di tradurre in progetti quelle che sono le idee dei giovani, più formazione concreta e finalizzata a realizzare attività che poi vadano a moltiplicare queste risorse, una formazione tagliata su misura. Oggi io credo che il lavoro manca. Senza lavoro non vi può essere una dignità sociale, e su questo faccio mio chiaramente l'obiettivo come assessorato alle politiche sociali. Chiaramente però dobbiamo anche essere bravi ad offrire al mercato del lavoro quelle figure che sono richieste. Quindi le aziende dobbiamo stabilire una sinergia, una cinghia di trasmissione, chiamiamola come la vogliamo, con le aziende, perché ci devono dire le figure delle quali hanno bisogno, e noi con gli strumenti che abbiamo dobbiamo cercare di formare i giovani. Poi, in dialetto si dice: chi tiene la polvere spara. Certo. A quel punto là, una volta date tutte quante le attività formative di supporto che può dare un ente pubblico, i più giovani, i più bravi, i più meritevoli, i più capaci, quelli che si impegnano di più, quelli che si svegliano prima la mattina, avranno la possibilità di proseguire. Perché io credo che poi le aziende, tra l'altro, non vogliano e non desiderino null'altro che avere del personale motivato, capace e disposto a sacrificarsi nella maniera e nella misura giusta, col rispetto dei diritti, delle tutele e di tutto quanto è previsto dalla norma. Anche perché si potrebbe creare anche una trade union con gli istituti scolastici presenti sul territorio, perché ci sono istituti che sono molto aperti al lavoro, come appunto l'agrario, il Mattei, ma anche i professionali. Insomma, sicuramente potrebbe essere da stimolo per riuscire ad arrivare anche con loro che fanno l'ASL, no? Quindi l'alternanza scuola-lavoro, direttamente in azienda. Si potrebbe chiedere, insomma, di collaborare ai fini di creare appunto... Io ho un auspicio, al di là del colore politico, al di là degli orientamenti, delle sensibilità, l'auspicio è che questo governo a livello nazionale ponga in essere delle linee guida che ci possano consentire poi di... Consiglio, ma sei passata alla Lega? No. Però si parla del Ministero del Super Mise, del Super Ministero dell'Economia e del Lavoro. No, io spero che facciano qualcosa di buono. Lo spero, l'avrei sperato se avesse vinto il PD, spero che hanno vinto la Lega Nord e 5 Stelle, l'avrei sperato vincesse Berlusconi. Per me, per quello che riguarda il sottoscritto, la prima cosa che viene è il bene pubblico, quindi chiunque vinca, purché faccia qualcosa. Non hai tessere di partito? No. La politica sicuramente rappresenta, adesso mi ha dato l'assist, quindi sicuramente la politica, quella fatta bene, è a favore dei cittadini, no? Dovrebbe, insomma, sostenere il bene civico. Nella squadra di governo un po' di movimenti ci sono stati, insomma, però in effetti tu non hai mai messo magliette politiche. Ma io, come tanti colleghi eletti nell'amministrazione del sindaco Massimo Cariello, siamo partiti con l'intenzione di fare concretamente gli interessi del territorio, chiaramente ognuno con la propria sensibilità, ognuno con la propria peculiarità, con la propria formazione, con la propria esperienza e quant'altro, ma oggi credo che più che il
colore che si è sbiadito con le ideologie, con l'Ottocento, diciamo con tutta quanta la storia che già ci siamo detti e ridetti, la vera questione del futuro io credo che sia la contrapposizione tra populisti, quindi tra movimenti, partiti che parlano alla pancia delle persone, dicendo alle persone quello che vogliono sentirsi dire, e diciamo la parte politica dei moderati, quelli che cercano di parlare di cose concrete, di fatti che si possono realizzare e che prima di realizzarli, cioè prima di prometterli, trovano il modo di realizzarli. Palazzo Mazzaioli, lo facciamo l'ascensore? Ma io credo che... una polemica infinita con Lenza, mi ricordo questa cosa. Allora, al di là delle problematiche strutturali di installazione di un ascensore, quindi di un mezzo di sollevamento in una palazzina che ha i suoi anni e quant'altro, noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo di dare alle persone con disabilità, così come a tutti quanti gli utenti delle politiche sociali del piano di zona, una struttura accessibile. Ora, che sia Palazzo Mazzaioli, che sia un'altra struttura, questo è l'obiettivo principale. Se sarà quella, chiaramente andrà dotata compatibilmente con le norme tecniche della regola dell'arte, le norme tecniche vigenti di legge, se è fattibile. Altrimenti comunque chiaramente l'obiettivo è quello di dotare il piano di zona e le politiche sociali di una struttura accessibile. È normale che chi esce dalla maggioranza, chi si dimentica, il caso di Eboli, Eboli e Battivaglia sono due cose un po' diverse, perché Battivaglia effettivamente Tozzi e Gioia sono andati via, insomma, perché effettivamente lo hanno deciso loro. Nel caso di Eboli invece si è andati via perché si è capito che Cariello voleva un attimo rimodulare il tutto, però è normale che chi esce poi dalla maggioranza debba essere critico e polemico. Io non ho letto di critiche, di polemiche particolari. Certamente dopo tre anni di lavoro, se si stava iniziando ad approcciare alcuni problemi che la parte politica chiedeva di approcciare, chiaramente rimane il rimpianto magari di non aver potuto dimostrare con fatti concreti il raggiungimento degli obiettivi. Però chiaramente la politica è fatta anche di tempi, è fatta anche di tutta una serie di sfaccettature. In questo caso è comprensibile la delusione di chi voleva continuare a fare, chi voleva continuare a partecipare ai processi. Chiaramente i tempi evidentemente non sono collimati con le aspettative della città e le aspettative della parte politica, dei consiglieri comunali che siamo esigenti, sono esigenti giustamente, e io ho assunto questa responsabilità ben conscio della situazione alla quale mi stavo approcciando. Perché ricordiamolo, però, insomma, nel momento in cui domani mattina Cariello decide che Busillo non fa più l'assessore, Busillo decade anche dal consiglio comunale, quindi chi dei consiglieri decide di accettare la delega all'assessorato si prende una grandissima responsabilità, perché rischia di essere fuori dal consiglio. Giusto? Io credo che sì, non capiterà. La norma prevede questo. No, io credo che il sindaco Cariello guardi al lavoro. Quindi guardi al lavoro che viene concretamente svolto da quello che è la sua squadra di collaboratori diretta, che è la giunta, e la parte politica non desideri altro che avere degli assessori che traducano risultati, in fatti concreti, quelli che sono gli indirizzi. Se l'assessore Busillo farà questo, io spero che gli sia consentito di proseguire in questo lavoro. Se non lo fa, chiaramente andrà sostituito, andrà dimesso, andrà ridimensionato nei modi che si riterrà più opportuno. C'è qualcosa in particolare, un obiettivo in particolare, insomma, in cui faremo un nodo a fazzoletto, cioè un obiettivo che Busillo si pone oggi, da ora ai due anni? Allora, uno solo, e poi chiudiamo. Per quanto riguarda i giovani, vorrei arrivare a aver partecipato alla realizzazione dell'obiettivo di farne partecipare almeno 150-200 alle opportunità che il Comune mette in campo. Quindi servizio civile, corsi di progettazione, diciamo 200.
200 giovani che abbiano una possibilità in più di quella che hanno avuto prima che vi fosse l'amministrazione Caria. Quindi un'occasione, un'esperienza in più legata ai bandi che appunto con le politiche giovanili andrai a creare. Allora noi ce lo mettiamo come nodo a fazzoletto, così fra 2 anni poi ci vediamo nel frattempo, perché immagino... Calcolando saranno... quello già fatto in questi 3 anni. Marco, non in più, in totale. No, magari in più, speriamo. Ovviamente ci rivedremo con Busillo, perché ci saranno altre polemiche, se no che sfizio c'è, insomma, un'amministrazione senza polemiche non è divertente, quindi grazie comunque innanzitutto per aver accettato in maniera anche molto veloce l'invito, grazie, e quindi a voi per l'invito. Sicuramente ne terremo conto, quindi grazie a Carmine. Comunico che avevamo invitato anche i neoassessori Anna Senatore, Giovanna Albano, Emilio Masala, che però pare fosse a Roma, quindi insomma non erano impegnati, quindi giusto per dire, per equità, se no magari ci ha invitato Busillo, no, abbiamo invitato tutti. Quindi io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, abbiamo avuto una bella intervista in esclusiva a Michele Gioia e anche in esclusiva a Carmine Busillo, perché grazie, era la prima volta che veniva qua. Grazie per averci seguiti, vi ricordo però che domenica sera, ancora una volta dopo il grande successo, perché effettivamente siamo stati gli unici a seguire le elezioni di Pontecagnano e Campagna, quindi ritorneremo su Pontecagnano e quindi seguiremo lo spoglio per quanto riguarda il ballottaggio tra Lanzara e Pastore. Quindi fateci compagnia, perché faremo tardi insieme a voi anche domenica sera, sempre con Alessandro Mazzaro e anche questa volta con Antonio Dia. Grazie mille Carmine Busillo, grazie. Buonasera. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.